Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video sul canale di We Glove. Io sono Cinzia e ho l'alopecia universale. Oggi andiamo a vedere una parrucca in vista dell'estate, una della nuova collezione di Beltress. Si chiama Los Angeles ed è una parrucchetta abbastanza corta, diciamo un taglio medio, mosso e comodo, leggero per l'estate. Diciamo che è anche una parrucca molto molto interessante per chi è alla prima parrucca proprio, perché essendo corta, essendo comunque maneggevole, è una parrucca che dura parecchio. Volevo farvela vedere in diversi colori perché da quando è uscita questa collezione di Beltress, che si chiama City Collection, e andiamo a vedere un po' le particolarità di questa collezione, questa è la parrucca più venduta in assoluta, questa e la Newport, che è la versione leggermente più lunga. Cioè, se voi poi decidete di prendere questa parrucca qua, se in futuro volete allungare leggermente mantenendo gli stessi colori, potete scegliere la Newport e quindi andate leggermente ad allungare, e diventa insomma una cosa interessante, perché sapete insomma che quando si va su parrucche un po' più corte, poi allungare si può scegliere di dire che si è fatta degli extension o cose così, se non si ha dichiarato insomma di avere la parrucca, oppure si può andare piano piano ad allungare. Stiamo vedendo qui nel colore dark brown più highlights, e è il castano più scuro di questa collezione. So che non è scurissimo, io direi che questo è un castano che in tanti altri casi definirei abbastanza medio, perché un castano scuro, ve lo faccio vedere velocemente, considererei magari questo un castano scuro, che è il Mackenzie di Estetica Designs. Vabbè, è il colore 2-4, questo è un castano scuro. Invece quello che ho su è un castano medio scuro con le mesh che lo rendono un castano molto più chiaro. Ve lo faccio vedere bene e poi passiamo agli altri colori. Andiamo allora in un castano un po' più chiaro con un po' di mescioline. Ed ecco qua, questo è il colore Mocha Maple Brown, che è un castano medio con dei riflessi, anzi delle mesh, un po' più rosse, bionde rosse. Questo potrebbe essere paragonato al Caramel Ribbon di Jean Renaud, al 6F28 mi sembra di Estetica Designs. Ci sono insomma vari colori simili anche in altre marche. È un colore appunto molto venduto, quindi vedete che ve lo ritrovate in tante marche. Volevo solo dire che io adesso vi faccio vedere un tot di colori che saranno magari quelli un po' più venduti che teniamo in stock. Faccio presente anche che, essendo un modello molto venduto, potrebbe essere fuori stock, potrebbe essere in riassortimento anche nella casa madre americana. Noi cerchiamo di avercelo sempre, però insomma. La fibra è una fibra termoresistente. Si può lavorare con il calore. Io consiglio di usare la piastra, soprattutto perché si riesce a lisciare bene il capello e a scaldarlo e dargli una piega. Vi lascio un articolo, anzi un video qua sopra, su come sistemare il capello termoresistente quando si rovina o quando si vuole cambiare piega. Vedete che per ogni colore, per ogni parrucca, la piega sarà leggermente diversa. Questo perché in tutte le parrucche, in tutti i tagli mossi, anzi in tutte le pieghe mosse, c'è una parte di manualità, per cui ci sono proprio degli operatori che danno la piega a queste parrucche, per cui possono essere leggermente diverse l'una dall'altra. Passiamo a un altro colore e vediamo le caratteristiche interne di questa parrucca. Questo è il colore Ash Brown ed è un colore molto molto particolare, che a memoria direi che fa solo Jean Renaud, che è l'8RH14, non mi ricordo il nome. Comunque, questo colore qui è un colore castano freddo, castano cenere, che appunto ha una base castano media e ha
normalmente un 33% di biondi all'interno miscelati. Quindi ci saranno in realtà micro mesh, come si può vedere, però niente di più. Questa parrucca quindi ha un lace front che proprio nella linea City è allungato e va da qui a qui e ha la riga sinistra. Tutto il resto della parrucca è fatta a macchina. Volume, come potete vedere, è un volume medio, in realtà abbastanza leggera. Se voi volete tenerla un po' più a bada, diciamo, potete metterla dietro le orecchie, tenerla un po' più vicina alla testa. Se invece volete volume, ci andate dentro con le mani e ve lo create. Facciamo un giretto e andiamo a vedere poi gli altri colori velocemente. Adesso passiamo a tre biondi. Questo è il biondo caldo con radice un po' più scura. Vi ricordo che tutte queste parrucche, tutti questi colori li ritrovate in tutta la linea di Belle Dress, cioè nella linea City di Belle Dress, per cui avrete una continuità di colori. Castano alla radice e poi in lunghezza questo biondo caldo, un po' mesciolinato. Se avete delle perplessità sulle mesh più chiare qua in radice, vedete che sono fatte invece molto molto bene e vengono messe appunto per rendere l'attaccatura ancora più naturale rispetto a prima. Vediamo l'interno rapidamente, quindi abbiamo il lace front allungato da basetta a basetta, quindi da qui a qui, e c'è la parte in lace, quindi sulla riga a sinistra. Qui c'è una basettina in vellutino delicato con dentro una piccola linguetta per tenere bene la basetta qui attaccata alla facciona. Qui dietro ci sono gli strap regolabili per la grandezza della parrucca, quindi si possono stringere. Taglia di questa parrucca è una taglia media, standard, veste normale, ecco. Di solito alcuni modelli di Belle Dress possono vestire un po' più grande, questo veste regolare. Andiamo a vedere un colore più freddo. Questo è il colore Milkshake Blonde con una base castano scura e poi vediamo un po' di mesh sia biondo freddo che biondo neutro. Questo biondo è secondo me abbastanza forse intercambiabile con il Butterbeer Blonde di Belle Dress, che è praticamente il colore più venduto, penso in assoluto, delle vecchie collezioni della Coffee Collection. Voglio farvi vedere velocemente la differenza fra questi due colori, ovvero il Crushed Almond con radice scura, che è la radice più chiara rispetto a questo. Vi ricordo che questo è il Milkshake Blonde e Crushed Almond. Andiamo a vederli da vicino. Vedete che la base è più scura qui e anche in generale ci sono più mesh sabbia su il milkshake e anche le mesh in generale sono più chiare da questa parte. Quindi in generale questo è un colore più chiaro. Rivediamo prima questo e poi andiamo a vedere anche l'altro. Passiamo al Crushed Almond. Simili ma non uguali. Sicuramente questo sembra molto molto più chiaro. Che dire, vi ringrazio di aver visto questo video, fatemi sapere qui sotto se è capito tutto, se volete più informazioni. Lasciamo nel primo commento il link a questa parrucca, così la potete ritrovare nel sito. Vi lascio anche tutti i social ai quali potete iscrivervi, eccetera. Vi ricordo la newsletter, che è il nostro modo in realtà anche preferito di comunicare, soprattutto per quanto riguarda sconti, promozioni, eccetera. Vi ringrazio tantissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!